ragazzo come tanti altri. O siamo un imbecille? Ho fatto tardi a scuola, lui. Aveva la sua passione. Mi dispiace, ma fai proprio schivi, oh. Aveva una ragazza. Vuoi bene? E aveva i suoi problemi. Megla conosce una dove c'è la gente, va bene. Aveva una famiglia come tante altre. Comunque mi altro Tracy, Triluk è un nome mezzo. Aveva un padre affettuoso. Lo so, e tutto quello che posso dirti è Pagno. Se fai i libri, fai i soldi. Insomma, una vita da ragazzo normale. Doc, la mia sono già al 25 minuti. Doc! Fino a quando qualcosa cambia. Grazie al suo amico Doc. Ma quel skill è collegato? Taz. Capisci? Mi ero mandato dentro nel tempo, Plotagno. Ma c'è lui? Oh, vaga. I mantrua. E così la sua avventura ebbe inizio. Ferma! Sentite, guarda, bisogna una mano! Ma scappa da pisciare! Ma è cretino! Credeva di essere in un sogno, ma forse non era proprio un sogno. Pes no credo. Ora aveva bisogno di una mano. No! Non dire niente, vieni dentro! Io vengo dal futuro! Sogniti con una macchina che te hai costruito, l'hai costruita te! Ma c'era un piccolo problema. Marty, hai conosciuto qualcuno questa settimana? Tizia Jar McFly? Ma tizia, mi chiamo Lorraine. Lorraine, prega. No, che non è neanche verità. No, non è un caso, guarda che tua madre viene a dire ti, occhio. Ma sì, dai. Ma devi dormire in camera mia, com'è? Ed ora doveva mettere a posto le cose. Vado a presentare il mio amico George McFly. Con qualche piccolo problema. Ma che cazzo fai qua? Beh. Stai cercando queste rogne? Con Emmett L. Brown. Che dice che sabato sera a Desur la torre dell'orologio viene su Scalbone? Marty McFly. L'ha un mese. Come l'hai noi dentro. Lorraine Brega. Ma no, se tre scarsa, mi piace là prima. George McFly. A posto di dente ranca mi. E la straordinaria partecipazione di Biff Tannen. Un film di avventura. Azione. Amore. Scienza. E tanto altro ancora. Doc, è che la dammo una mano. Prossimo sabato sera al Ponda Capore di base. Torna in Drain dal futuro. Prossimamente al cinema. Vabbè, comunque vada via il cuva.